Tutto facile per il Marina di Gioiosa contro l'ultima della classe, il San Gregorio. La formazione giallorossa vince agevolmente grazie alla tripletta di Antonio Roccisano e le reti di Scattarregge e Carbone. Ha funzionato ieri alla perfezione il tridente formato da Megna, Roccisano e Carbone, schierato per la prima volta in questo campionato da mister Silvano. Il Marina di Gioiosa ha subito aggredito il San Gregorio, mettendo in difficoltà i vibonesi in tutti i reparti del campo. I ragazzi del presidente Aquino hanno messo in campo la classica partita perfetta, dalla capacità di approccio alla determinazione sotto porta. Carbone e compagni non hanno sbagliato proprio nulla, sbloccando il risultato al 30° grazie al perentorio stacco di testa di Roccisano e raddoppiando ancora con l'attaccante prima del riposo. Nella ripresa i locali hanno controllato il match, arrotondando ulteriormente il risultato, ancora con Roccisano in forma smagliante. Hanno segnato anche Scattarreggia e Carbone, che ha coronato con una bella rete la sua super prova per il definitivo 5-0. Per il San Gregorio qualche buona giocata e un gran tiro dalla distanza di Simonetti, ben parato da Piccolo. Per il resto i ragazzi di Mister Magro hanno concesso troppo spazio ai giallorossi, che hanno colpito spesso in contropiede. Al San Gregorio, dopo la bella vittoria sulla capolista Guardavalle di domenica scorsa, non era riuscita l'impresa a Marina, un campo molto difficile dove parecchie squadre hanno lasciato l'intera posta in palio. In casa giallorossa si spera ancora nei possibili playoff, ma domenica incombe il derby della Locrida a Siderno, dove il Marina di Gioiosa tenterà il colpaccio. Per il San Gregorio la situazione in classifica si fa sempre più difficile e mercoledì nel recupero cercherà i 3 punti per sperare di agganciare i playout. Abbiamo fatto una bella partita, stiamo cercando di recuperare gli errori che abbiamo commesso finora, perché siamo un pochettino fuori dalla zona playoff, avendo sbagliato qualche partita, specialmente in casa dove l'anno scorso avevo fatto bottino pieno, e quindi cerchiamo di recuperare, andiamo a Siderno per provare ad avvicinarci di nuovo a quella quinta posizione che ci permetterebbe di fare i playoff. Oggi il tridente Carbone, Roccisano, Megna, che ha ben funzionato lo scorso anno, oggi malgrado avete incontrato l'ultima della classe, mi sembra che avete sciorinato delle buone cose. Sì, diciamo che è una delle poche partite dove giochiamo tutti e tre insieme. L'anno scorso abbiamo fatto abbastanza bene, quest'anno per motivi più legati ai fuori quota non abbiamo giocato quasi mai insieme. Speriamo di ripeterci domenica prossima. Che partita sarà quella del Raciti domenica a Siderno? Come ve la giocherete? Noi speriamo di fare una grande partita. Sappiamo di incontrare una grossa squadra che si gioca ai playoff, ma è sempre un derby, quindi ci aspettiamo qualunque risultato. Speriamo a favore nostro. La partita è andata, 5 gol secondo me è un passivo pesante, anche se noi avevamo iniziato bene la partita, però secondo me non c'era sintonia tra arbitri e due guardalinee, perché noi arrivavamo lì nella loro tre quarti e subito la bandierina veniva alzata, quindi abbiamo cercato poi l'1-0 loro, era in fuorigioco, abbiamo cercato di fare il gol del pareggio, poi avevamo un'assenza pesante in avanti come Mimmo Galeano, mio fratello in difesa non era in condizione per un problema muscolare, e un altro fuori quota ha avuto un problema e non è potuto venire, quindi eravamo pure in formazione rimaneggiata. Secondo lei il San Gregorio è nelle condizioni ancora di poter salvare questo campionato? Ormai ce la giochiamo fino alla fine con tutti, tanto non abbiamo niente da perdere. Prendere la squadra meno uno non era facile, però cosa bisogna fare? Se mollare non molliamo, quindi ce la giochiamo, anche se secondo me è molto difficile che il San Gregorio si possa salvare.